Buonasera a tutti e benvenuti a Blended Italia Live. Con Francesco stavamo dicendo che non volevamo iniziare se non veniva Walter. Non, ci manca il nostro Walter, ma a No, parte. è arrivato un po' Cioè, in è ritardo. arrivato. Ciao, Ero Walter. convinto che fosse successo qualcosa, Walter. Adesso che ti vediamo, siamo rincuorati. Ritorniamo un attimo in noi. Salutiamo Lorenzo Spinola. Buonasera a Benvenuto. tutti. Ciao, Buonasera, ciao Lorenzo. Francesco. Chiaramente saluti anche Ah, a di qua. te. Ciao a tutti. Lorenzo. Grazie per aver accettato il nostro invito, è davvero un piacere averti qua. Grazie per l'invito. La frase Dritta, di rito, dritta. no, ti assicuro, un'oretta vola. Ti faccio la frase di rito, insomma, Lorenzo, parlaci di te. Parlaci di te. Da dove inizio? Allora, io nasco come geometra e ho iniziato gli studi da ingegnere civile, dove ho trovato il mio primo approccio col 3D. Il primo approccio col 3D è stato però con software parametrici, quindi era con Allplan, perché era proprio più mirato verso gli studi. Poi un giorno per caso ho visto questo video in cui luci si accendevano, acqua che scorreva, porte che si Ombre. aprivano, e lì è stato amore a prima vista. E da lì ho cominciato a studiare un po' cinema 4D per fatti miei, diciamo. È stato un percorso lungo, poi ho fatto qualche corso. Finita l'università di fare ingegnere, poi avevo voglia, allora mi sono trasferito a Londra per giocarmi un po' la carta dell'inglese, che era zero all'epoca, quindi 2014 l'impatto inglese è stato un po' tragico, perché si parte dall'Italia dicendo ma sì, l'inglese lo so, Beh, poi anche io, questa parola Alessandro, ti avevamo minaccia, dei no? dubbi, invece adesso vedi. Poi a Londra ho fatto la mia prima gavetta come tutti in un pub, sono stato preso poi in un ufficio anche grosso, un ufficio che tratta soprattutto cosmetica. Scusatemi se mi interrompo. Dimmi Alessandro, tutto. siamo in live davvero perché non vedo da YouTube. Sì, siamo in live. Ah, Si ok. ricomincia tutto da capo. No, Buonasera. allora riaggiorno la pagina. Scusate, ma perché monitorizzo anche da YouTube, ma ok, adesso vedo, scusate. Dicevo, sono arrivato a Londra, sono stato assunto in uno studio, una compagnia che comunque fa cosmetica grossa in Inghilterra. Non so se posso dire nomi o no, ma non dico nomi che Non ce ne facciamo. frega niente, No, dici. no, magari partono le faide. Sono stato in questo studio per 3 anni e in quel periodo stavo già studicchiando 3D Studio Max, perché comunque l'Archiviz è il dio, c'è solo quello, Poi, sì, tutti esatto, chiedono in quel quello. periodo era tra l'altro sulla cresta dell'onda, quindi. Eh sì, poi ogni annuncio di lavoro che si cercava era 3D Studio Max V-Ray, 3D Studio Max V-Ray, ce l'avevo quasi fatta. Però sì, sai, in assunzione, tento la carta che non conosco, vado sul sicuro. Quindi ho fatto carta sul sicuro, cinema 4D per 3 anni. Poi sono stati 3 anni d'inferno. All'inizio con V-Ray i tempi erano biblici, poi è passato ad Octane, che ci ha salvato un po' la vita. Poi, visto che i tempi erano stati abbattuti, le richieste sono sempre state sempre di più, lavoro sempre di più, a un certo punto scoppiato. Ho tentato la strada del freelancer nel 2018. Ho continuato a fare più o meno retail come visualizzazione, che per me è sempre Archiviz. Tanti lo distinguono. Non è riconosciuto come Archiviz il retail. E dopo un anno circa, sempre stando su cinema, ho fatto da Octane a Redshift, perché comunque la macchina che avevo era più improntata su GPU che su CPU. Però c'era sempre qualcosa che mi mancava, nel senso, vedevo il mondo di Max, dove prendevano 1.000 librerie già fatte, 1.000 plugin, 3 secondi una scena è fatta, io dovevo scaricarmi le librerie, convertirle, usare solo il MoGraph, tutti i plugin non c'erano. Quindi lavorare 10 volte di più per ottenere lo stesso risultato. Ho detto, vabbè, dai, proviamo la strada di Max. Arrivato a Max, l'ho usato per 2 anni. Lo uso per quello che mi serve, non lo so usare benissimo perché è un software vastissimo, con un'interfaccia vecchissima.
E siccome ormai avevo qua 2-3.080 Ti inutilizzate, perché con Max ero partito da F-Storm, sono ritornato su V-Ray, primo amore, come si dice. Le avevo qui inutilizzate e ho detto, massa dai, proviamo a frustarle un po' con Cycles. E da lì è iniziato. Almeno non partivo da zero nel 3D, dovevo soltanto studiarmi un po' l'interfaccia. E lì Sì, infatti questo è un video. vantaggio quando conosci un software Sì. 3D, diciamo che devi poi solo capire l'articolazione del Infatti software. da lì video di Francesco uno dietro l'altro all'inizio per capirci un po' gli snap, come fare un'estrusione. Infatti, come primo impatto è stato tragico. Come dicevo prima, la prima volta che avevo tentato, perché ho tentato più di una volta, ma sempre stata un po' così, era la 2.79, interfaccia vecchia, colori bruttissimi secondo me rispetto a quelli più attuali. Li potevi cambiare, bisogna dire, questa. Sì, secondo, non cambio quelli dei software che conosco, figurati quelli di quelli Ma che poi io non cambio non nulla, quindi conosco. se mi arriva bello lo apprezzo. Esatto, no, più che altro poi parte in testa e se poi lo rompo come lo sistemo? Quindi no. Tocchiamo niente, lasciamolo così. Ma come proprio nella prima lezione anche del corso del 2.7 dicevo non abbiate paura di provare, che non succede niente. Lo dici tu? C'è il dono di rompere le cose, non farle funzionare. No, Anche questo però. ragionamento ti viene dal fatto di quello che ci stiamo dicendo poco fa in privato, che in pratica anche iniziare con Blender per te è stata una difficoltà perché comunque c'è di mezzo il mondo del lavoro e quindi Sì, non puoi sì. permetterti. Non ho potuto fare il salto diretto perché ho comunque progetti aperti, un workflow già avviato e tempistiche strette, come penso a tutti questo. Quindi per ora Blender per me è un gioco. Quando ho i 10 minuti liberi mi ci butto, studio un po' con l'idea un giorno di poter usare effettivamente nel lavoro. Ad esempio, la cosa che mi sta frenando adesso dall'iniziare a usare Blender sono la mancanza di librerie che trovo in Max e V-Ray, quella purtroppo è così. Plugin specifici, ad esempio, Forest Pack è stato non sostituito, quasi fatto, non mi viene la parola adesso, da Scatter 5. Se lo conoscete. Sì, come si chiama? I plugin per fare vegetazione in pratica. Sì. Per scatterare tutto in giro Sì. mi manca un po' Rail Clone, che è quello che va a creare un po' di modellazione parametrica in 3D Studio Max. So che ci sono i Geometry Node, ci ho provato e ho fallito miseramente per ora, Sono un quindi po' complicati i quello Geometry Nodes in realtà, andrebbe prima studiato bene Blender e poi studiati bene i Geometry infatti sono. Nodes, capiti e utilizzati. Però ci sono molti, noi parliamo soprattutto nelle serate come questa qua, soprattutto aspettando la mezzanotte, noi parliamo di add-on in generale. E un po' di questi add-on che tu hai appena detto, effettivamente ci sono, esistono degli add-on che ti permettono di fare parametrale. Cose che in Blender normalmente non fai perché ti scompare il riquadro non appena tu muovi l'oggetto, no? Invece questo add-on ti permette di continuare a ritornare indietro, cambiare i parametri anche corso durante, anche se hai cambiato la forma, eccetera. Come dicevamo prima in privato con Francesco, esiste un mondo di add-on per poter fare queste cose qua. Io sono convinto che tu tra un pochettino, appena cominci a muoverti maggiormente all'interno del mondo di Blender, comincerai ad apprezzare anche quello che gira intorno a Blender sotto questo punto di vista, perché guarda, veramente è sconfinato, è Wow, incredibile. ho già dato un'occhiata. Tra l'altro ne ho già presi un paio, ho preso Fluent, che l'ho studicchiato pochino, ma devo fare più pratica, se no Sì, domani ma sono una grande inizio. potenza. Tra E l'altro, poi. l'addon che conosco, che costa di più in assoluto, se non mi sbaglio, costa 170 euro. Quindi, comunque, No, veramente parliamo di addon di prezzi accessibili. una miseria rispetto agli altri. L'altro che ho preso è Photographer 4.
pure io l'ho preso, fantastico, sì. Perché lì è proprio una necessità mia, dopo anni e anni di utilizzo, direi, sono abituato a usare un approccio fisico per le luci, quindi bilanciarle sui lumen, e Blender mancava, e mi faceva male, proprio non riuscivo. So che è più artistico giocare senza i lumen, però avere una base di partenza su cui bilanciare l'esposizione tutto In realtà era fotografia fa necessaria. molto di più, ti piazza le Sì, telecamere, puoi vedere il poi... temporale con tutte le telecamere, piazza direttamente le Sì. luci, fa cose micidiali. Io intanto leggo anche i commenti, Graspol, ma ce ne sarà 1000 per la vegetazione, ma io sono un super rookie e intanto uso quelli base di scatter che ha dentro, poi implementerò e ci investirò soldi. Adesso, ripeto, per me è un giocattolo ancora. No, vabbè, già l'idea insomma di approcciare a Blender, no? Perché tu come tanti altri approcciano a Blender perché vogliono capire e capire soprattutto il successo di questo software. Sì. Anche lì sono sempre rimasto affascinato dal fatto di essere innovativo rispetto a software a pagamento. Un esempio, Eevee, è stato il primo a mettere il motore real time contro Redshift, che l'ha messo l'anno scorso, 2 anni fa. Adesso, con la pandemia in mezzo, ho perso il conto degli anni. Direi real time non esiste, FStorm non esiste, Octane l'ha messo anche lui di recente, però sono tutti software a pagamento. Quindi li ha bruciati sul tempo, diciamo, Non solo più ha che bruciato sul altri. tempo, ma lo ha distribuito in maniera open source, cioè in maniera aperta. Esatto. Questo Quindi non l'ho mai usato ancora, però ha quello è un dato altro anche là. dettaglio. Molti pensano che sia semplice da utilizzare, molto più semplice, sai, in realtà non è così. Ma è anche Eevee deve essere gestito come tutto in Blender. Sì. Io tra Nella l'altro scena che avevo ho fatto... Ho switchato su Eevee, non funzionava niente, ho rimesso su Cycles. Cycles the top. risolto il problema. In realtà Sì. perché anche con questo ce lo siamo sempre chiesti con Francesco, come mai i parametri di base di Blender sono completamente scassati? E quello è, quando tu attivi una cosa non c'è un parametro, diciamo, di base accettabile, no, è tutto a 1000 o a 0 o a 1000, quindi devi stare lì a riportare tutti i parametri, diciamo, con coefficienti accettabili, se no è inguardabile, inutilizzabile. Tra l'altro noi, già ti avviso, abbiamo comunque realizzato dei workshop grazie a Luca Malisan, proprio che parlano di Eevee, quindi con tutte quelle che sono le specifiche per fare un settaggio davvero, davvero incredibile. Se vuoi lo trovi direttamente su blender.it, se vuoi andartelo poi Sì, a il vostro sito in realtà l'ho già visto, ha tanta formazione, è il tempo che manca. Io vorrei anche associarmi, ma non ho tempo di respirare ormai ultimamente. conviene probabilmente che ti associ nel 2023. E... Siamo va bene. già, però chiaramente sei invitato a Lo far parte. scarichiamo, quindi... Sì, però... no, è un bel giocattolino, devo dire, sono contento. Anche Cycles l'avevo provato su cinema, però... era forse 3-4 anni fa, buggatissimo, non prendevo le proiezioni dei materiali, rinunciato, però mi è sempre piaciuto, i nodi sono belli, e tanta customizzazione, fai praticamente quello che vuoi. Ne vedremo Buono, delle sì. belle per il futuro. Noi adesso abbiamo chiuso la conferenza di Bologna, a maggio abbiamo avuto la conferenza a Bologna e con noi c'è stato Francesco Siddi e ci ha raccontato di quello che sarà il futuro di Blender e ne vedremo davvero delle belle. Milena Speriamo. dice conviene associarsi. Sì, certo che conviene associarsi. Sì. Conviene associarsi perché si partecipa attivamente alla crescita dell'associazione e di cose belle ne facciamo. Comunque Lorenzo, allora, tu hai iniziato con Blender, diciamo, quest'anno forse, o già da qualche Sì, anno, quest'anno, quest'anno. quest'anno. Infatti i lavori che ho fatto ancora sono pochi, tutti per perdita di tempo, per occupare il tempo. Infatti i lavori personali, come vedete, sono tutte cazzate. Vi ho detto così. Vuoi farci vedere magari qualcosa che hai fatto direttamente con Blender? Poi io vedo alle tue spalle anche una stampante, quindi Sì, questa un altro la incubo. riesci ad utilizzare con Blender?
No, non ancora, perché anche lì modellare per la stampa 3D non è così immediato come pensavo. Infatti avevo iniziato a studiare un po' Fusion, un po' più parametrico, ma perché pensavo più a oggettistica che a sculture o robe di quel genere. Guarda, io sto, come ti ho fatto vedere Poi... prima, sto iniziando, vabbè, io diciamo che con le stampanti ho iniziato davvero nel 2014, quindi ormai sono tanti anni. Però per esperienza personale posso dire in generale che stampare in 3D, al di là di seguire quelle che sono le procedure per stampare, no? Quindi non oggetti che entrano dentro oggetti senza farlo in maniera adeguata. Facce aperte, facce girate, le cose diciamo di base, ma soprattutto serve nella stampa 3D una pianificazione di quello che bisogna stampare e soprattutto va stampato a pezzi. Se tu Sì, hai, lo so. devono essere stampati a pezzi e incollati, non c'è niente da fare. Sì, però il problema della stampa 3D poi è l'ugello che si ottura, è il piatto che non si attacca e... Questo è il mio ottimo bambino. No, io stampo Cartolini, così. cosine più piccole. Ma il primo mese che l'ho presa volevo sbattere fuori dalla finestra. Ma Avevo no, dietro io un ne ho amico due, che ha tra l'altro. insistito, ma La stessa no, che hai dai, tu e un aiuto altro. io. Pian piano stampa, però che passione. E eravamo rimasti a... L'H, usa la lacca per il piatto. Sì, infatti è stata... Ho dovuto usarla col PETG, perché proprio quella non si attaccava per niente. Che È cosa incredibile. usi, PLA? Principalmente sì. Sì, anche perché è meno tossico. Più facile È molto più e semplice. meno problemi. Sì, stampa molto facilmente. Ho cambiato 5-6 ugelli hot hand, però non diciamolo questo. È facilissimo, ragazzi. No, però il bello è che ci sono tanti STL online, ti stampi quello che vuoi, Lorenzo, quello è scusami, comodo. non vorrei aver perso un passaggio. Ti abbiamo già chiesto che computer usi? Qual è la tua macchina di No, lavoro? qua. Allora, io sono al processore, è un i9 10400X, dovrebbe essere il 10400X. Volevo il 10800, ma non lo fornivano più, e sono rimasto a piedi. 64 GB di RAM, PSU da 1200, e attualmente ho due 3080 Ti. 2 3.000 Wow, tanti. quando le comprate? Le ho prese quest'estate. Insomma, hai fatto un bel investimento. Quest'estate erano in pieno piena In cifra. teoria, se mi arriva, ho appena ordinato una 490. Grande, grande, E grande. dove le Quindi metti dentro, scusa? tolgo le due bambine, metto dentro l'ultima arrivata, tolgo le Okay. E l'alimentatore da quanti watt è? Da quanti 1200. megawatt? Ah, ecco, ok. Infatti, per la 40, per 1200. la 4090 è richiesto un alimentatore non inferiore a 1000, se non erro. Quindi devi spegnere la lavatrice se lancio il rendering. No, ho già fatto aumentare il kilowatt. Sapevo già io. Ho sempre lavorato con tre schede, io almeno. Prima avevo 3280 Ti, prima ancora 3000-1080 Ti. Ero già pronto. No, io ho battuto tutti, io avevo qualche anno fa due 690, GTX 690, biprocessore come bevevano. Immagino. Poi fatti sentire quando dismetti le schede, le piazziamo subito Ah, forse già ho già sono... chiedarle. Amici, quanto la fai? mo sono Le crollate. vedremo. Sì, e beh, 2 mesi dopo che l'ho presa sono crollate. L'altro giorno Storia of my life. vedevo che con 400 euro te la riesci a portare una scheda adesso. Dipende che scheda. La 380 come quella che ho io da 10 giga, quindi Sì, non ti hai può sicuramente. essere. La Ti nuova adesso dovrebbe essere sui 1000-1050. Io Sì, esatto. però ho le Eccoci. Founders. Ho le Founders Edition. Che sarebbe? Quelle di Nvidia. Quelle Sì, quelle proprio prodotte da Nvidia. proprio Ah, prodotte scusa, da sono Nvidia. ignorante. Le nere a forma di X, quelle che fanno vedere quando Sì. fanno
prendono per il piccole, più cuore. compatte. Cioè, ho alcuni amici che c'è una lotta in ballo tra no, sono meglio le custom, no, sono meglio le founders. Io vado di estetica da scemo che sono. Ma va bene così. Ingegnere, facci vedere qualcosa, Ingegnere. qualche lavoro. Allora, vi Geometra, eh. faccio vedere ingegnere, triennale, ma Prima non hai ingegnere. detto che prima Sono era. partito, sì. Parto da geometra. Mai fatto. Nel cuore, cioè, Allora. insomma. No, lo dico perché sono Geometra. Ah, ecco. Allora, posso partire dal. Da dove sono partito proprio? Quindi scegliere editor. Allora, questo qui è un modello che avevo fatto inizialmente con 3D Studio Max e Marvelous. Volevo capire un po' come funzionassero i nodi. Per giusto capire un attimo come funzionassero i materiali. Quindi ho preso lo stesso modello, ho buttato dentro e ho rifatto un po' uno shader che avevo fatto in Max. E adesso sono un po' arrugginito. Aiutatemi. Perché Adesso non vuoi vedo. che. No, vuoi far partire il render, ma non mi fa vedere. Eccolo qua. Sì, buonanotte. Sì, ragazzi, è tardi, scusate. Questo è stato il primo approccio per non fare i tre materiali classici: bianco, lucido, mattoni e legno. Sono andato un po' più diretto su qualcosa di più complicato. Ho giocato un po' con. Velluto. Sì. Ho giocato un po' con lo shader, infatti questo è lo shader. Se volete vado più in dettaglio nello shader. Mette Ditemi voi. timore, mette timore. Però a me ha colpito la velocità di Cycles, perché è pressoché real time quasi. Ma anche la qualità è stata amore a prima vista. Io non so quanto si veda dallo streaming, Si vede però bene. Sì. queste cose con altri motori di render, pur avendo le due o tre schede che avevo prima, facevo una fatica a aspettare il risultato finale. Qui, Infatti noi un stiamo apprezzando la secondo. velocità del rendering. No, Francesco, guarda che velocità. Nonostante tu sia in streaming E anche. streaming, noi sappiamo che di streaming le risorse sono. Infatti è stato amore a prima vista. Cavolo, avessi saputo prima. E questo è stato proprio il primo approccio super semplice, diciamo, senza dover modellare, senza dover fare niente. Il Ti posso secondo. fare una scusa prima Certo. di cambiare? Ci puoi far vedere il set di luci che stai usando in questa scena? Cioè, co come, come, come gira Sì, l'illuminazione? vediamo se mi ricordo come si esce dalla camera. Zero. È un po' che non apro Blender per lavoro. Però allora era Il pallino pieno lì. questo Ancora un po' più a destra? No. fa Ah, vedere vabbè, va le bene anche luci, no? questo. Centrate in. Ah sì, intendevi così. Luce dall'alto, una luce sul fondo per il set e poi le altre luci piazzate direttamente a render per dare il riflessino. Questo in pratica. Per Creare il contorno di luce sugli oggetti. dare il riflessino qui, Sì, il esatto. E riflessino sono tutte più in aree. qua, tutte area, Tutte aree. tutte area. Non mi sembra di avergli applicato materiali alle luci, no, sono tutte luci aria. Più un HDR. A me C'è un motivo per cui usi tutte luci area? Cioè, le usi sempre o è stato in questo caso? Scusa se ti faccio queste domande, ma è proprio sono No, curioso no, io. c'è da chiederti altrimenti che luci intendi tu, se non Cioè, uso nel le senso, aria. luci spot o. No, tendo sempre ad usare luci aria perché su un set fotografico c'è sempre il softbox che sia quadrato. Non so i termini giusti di ogni singola luce, non sono fotografo, Sì, i se c'è diffusori che qualcuno si mettono fotografo chiedo sulle lampade. scusa. Però no, è quello che comunque rispecchia di più un set fotografico. La luce spot, ma no, neanche lì. Uso sempre una luce aria anche per fargli spotlight. Chiudo la direzionalità, abbasso il cono, diventa già uno Ok. spot. Che per intenderci, io intendo il parametro spread. Anziché lasciarlo di default, metto 90, si chiude il cono di luce, diventa già direzionale.
Lo spot penso di averlo usato nell'ultima scena, manca lì, devo rivedere, non sono più sicuro, ho fatto tanti tentativi. Però sì, è abitudine. Anche perché con tanti motori di render le spotlight native del programma non funzionavano, quindi era sempre una luce aria adattata. E quindi negli anni mi è sempre rimasta quella di usare la luce aria, che comunque è universale. Posso... Qui sì, posso cambiare anche la forma, giusto? Sì, anche qui. Sì, Sì, la sono puoi tutte uguali. stringere, sì. Ci Con i raccontavi paletti. nel fuori onda, ci raccontavi come trovavi un po' macchinoso il modo in cui inserisci le luci in Blender piuttosto che in altri software. Uno dei problemi che ho avuto all'inizio, per chi non c'era appunto nelle conversazioni private, dicevo che alcune differenze che vedevo tra Max o Cinema, in quanto, come detto prima, sono partito da quelli a Blender. Uno è il menu, che è tutto qua in lista chilometrica e c'è sempre da scorrere. A me questo non è così immediato da usare. Ancora non conoscendo bene le icone, devo sempre farle passare tutte, non sapendo dove è tutto, devo far correre tutta la scheda in parte. Mentre in un software come Cinema, ad esempio, che ho qua aperto, se io clicco un cubo, i parametri del cubo sono qui, cambio la luce, cambiano questi qui, ma il tab è sempre lì, è più ordinato da quel punto di vista. O idem per Max. No, ma credo che comunque sia Max ha il solo suo questione. pannello qui. L'altra cosa che dicevamo prima è proprio posizionare gli oggetti. Con Blender sono comunque, come si dice, devo comunque o lo mettere nel centro dell'oggetto o lo metto nel cursore, giusto? Del mondo o del cursore, No, giusto? li mette solo dove c'è il cursore, quindi Solo sul normalmente noi che cursore, cosa ok. facciamo? Quindi solo Piazziamo sul cursore. Il cursore e dopodiché creiamo l'oggetto con maiuscolo A e quindi inseriamo Esatto. l'oggetto direttamente sul cursore. E Max, giustamente, come dicevi, Max cioè clicchi e inserisci. invece è un più un inserire una luce. Così. E là vai, esatto, e piazzare Ora con mi serve qua, clic e così, delle dimensioni che voglio, piazzi. senza dover stare a ridimensionarla e posizionare la mano tutte le volte. Come vi dicevo, sono piccolezze. Però a farlo tutti i giorni, tutto il giorno, dopo un po' ti rompi. Quindi cerchi sempre almeno io sono pigro, io cerco sempre la via più pigra per fare le cose, quindi quella che richiede meno sforzo, meno ripetizioni. No, anche perché così puoi impiegare la mente su quello che stai facendo, più che sui movimenti che devi fare. No, a Io questo ogni punto tanto leggo, mi comunque. fermo perché leggo i commenti e non... Allora, lo slide su schede uguali, Sì, lo slide, sì, sì. ma in realtà tanto per i render non si usa mai lo slide perché è sconsigliato a memoria. E poi dopo lo slide c'è il problema dell'NVLink, volendo, sulla RAM, che comunque le 3080 Ti non hanno, c'è solo sulla 3090, quindi... Punto a capo, però sì, lo slide non è più un problema in teoria. Lo slide per il game, per giocare. Se dico qualcosa di sbagliato, correggetemi. Poi lo Non sfondo io. scuro risultare molto bene. Sì, anche lì lo sfondo scuro è pigrizia, così meno si vede dietro, più sono salvo. Sì, di solito gli studi ben rettangolari. Sì, quello che dicevo lo studio, rimango cycle, supplemento. giustamente come dice Marcello, si rimane affascinati alla velocità di cycle, ma quando hai un hardware che te lo permette, perché sennò pure Sì. cycle è noioso, molto noioso quando il computer non è reattivo. Ma tutti i computer sono noiosi quando sono reattivi. Insomma. Io sto studiando anche Unreal, che quello è proprio real time. Adesso quando torno sugli offline render, è sclero. 5 minuti per aspettare che parta. Dai, dai. 5 minuti, a volte si parlava di ore. Sì, Partiva, perché poi guarda. dopo un'ora di precalcolo andava fuori RAM. È vero.
Comunque, dopo il divano, che è stato proprio il primo spunto su Blender, ho deciso di fare un'altra delle mie cagate personali per testare un po' la modellazione. Quindi, allora, io devo spegnere un attimo tutte le collezioni. Volevo modellarmi la bottiglia della Coca-Cola. Però, siccome io sono un bambino speciale, non volevo farlo uguale a tutti. Ho voluto dargli un tocco un po' più personale e l'ho fatta riferendomi a Futurama. Quindi ho voluto dargli un po' lo stile degli anni 3000 con lo Slurm. Quindi ero partito dalla mia referenza, mi sono fatto la mia costruzione, dove dentro avrò 1000 bottiglie da spegnere e accendere. E una volta, vabbè, se devo dire come ho fatto il modello, ho partito da uno spicchio, poi l'ho clonato in giro con un array, unito i punti, subdivision, che qua non si chiama subdivision, ma Stai si utilizzando il chiama... mouse 3D, no? Sì. Altra cosa che consiglio a tutti, difficile all'inizio, ma poi non ve ne staccate più. E finito il modello, come ogni buon modellatore, si spendono 20 minuti a girare intorno al modello, giustamente. E chi dice che non lo fa mente. No, Finito fanno il tutti. modello, mi ero concentrato un po' di più sui cubetti di ghiaccio. Perché ho visto tante referenze sul web, tanti mettevano comunque un materiale vetro, un po' di roughness, e finiva lì. Però ho voluto andare un po' più in dettaglio. Io ho cercato di mettergli un volume all'interno per fare quell'effetto un po' più satinato. Dopodiché ho fatto due robine con i geometry nodes, ho messo in pratica le goccioline dappertutto e modellato il tappo, messo le luci anche qui da set fotografico, quindi bene a parte, se parte. Ho messo sempre la solita sopra, una che punta dietro, che mi fa questo specie di cono di luce, e una da dietro che punta alla bottiglia per dare questo effetto fluo. E ho fatto qualche vista, ma faccio prima farvele vedere da qui, che magari... Questi sono stati i risultati finali. Beh, non male, direi. Sì, ci ho messo anche un po' di simulazione di smoke. Volevo provare tutto. Però Vabbè, anche tu del ti ghiaccio. tieni comunque soddisfatto. Vabbè, chiaramente Sì, vabbè, per le prime prove migliorabili, di sicuro. Anche perché avendo questo molta tipo... esperienza con, insomma, anni di esperienza con la giusta artiglieria, la conoscenza dei software che hai, il risultato è lodevole, altro che. E Sì, invece... beh, è migliorabile sicuramente, perché comunque questo non è il mio settore. Infatti ho ricevuto anche commenti, critiche da chi lo fa. infatti Però sta normale, attività normale. sì, la parte più difficile è sempre luce e composizione, dal mio punto di vista. Modellazione la fai in un software, la fai anche negli altri, cambia l'interfaccia, ma è quella. Le tecniche sono quelle. Post-produzione. Post-produzione, per questo caso ho tentato di fare direttamente in Blender. Ok. Non chiedermi come andare a recuperarla di nuovo in Blender No, adesso. no, no, una curiosità. Però sì, erano state due curve, qualche maschera sul verde perché mi prendeva anche il fumo. Tutto però direttamente in Blender. E basta, poca roba. Non... Io cerco di uscire dal render più fedelmente a quello che mi aspetto o quello che voglio. La mia post-produzione sono soltanto due curve e correggere magari l'errore. Beh, questo Nel... riesci a ottenerlo se sai quello che fai, chiaramente. Anche in tre... Scusa davvero l'ignoranza No, perché non lo no, conosco. In 3D Studio hai la possibilità di fare il compositing successivo al rendering come no, no. Blender? Con V-Ray adesso c'è, non è come Blender a nodi,
ma è più a livelli come un Photoshop, diciamo. Ti permette comunque di creare un criptomatte, selezionarti tutti gli elementi nel render. Ad esempio, col criptomatte clicco sulla bottiglia, lui mi seleziona solo la bottiglia. Mi permette di mettergli un livello, come in Photoshop, di saturazione e luminosità. Aggiusti un attimo gli slider e lui ti fa soltanto quell'elemento. Selezioni il cielo, lo sostituisci. Il problema è che se devi fare tre render, non ti tiene a memoria i cambiamenti che hai fatto prima. Con Con i nodi invece, i nodi i magari sono più nodi, macchinosi, non lo ma so, qui in Blender magari c'è la possibilità di salvarsi il singolo render con i singoli nodi. Io non l'ho trovato, infatti ho fatto un po' fatica nelle due viste diverse, perché la se maschera andava bene in uno, non andava bene nell'altro. render layer mi sembra che fa questa cosa. Non lo Mi so. serve dargli uno sguardo. So che aiutatemi, ero nel compositing. Adesso qui non ho fatto il render, quindi non so cosa si vedrà. No. Questa parte non me la ricordo, l'ho fatta una volta. No, no, vabbè, adesso non... era solo una curiosità per capire un po' le differenze tra un software e l'altro. Cioè, immagino che i nodi siano un po' più difficili da comprendere, però magari ti danno Ma in realtà un'elasticità no, alla maggiore. fine mi trovo bene con i nodi, sono tanti anni che lavoro con i nodi, sono partito con Octane, con i nodi all'inizio sì è difficile, poi però non torni più indietro. Se dovessi rifare Esatto. tutto manuale come una volta, sclero, e andare ritroso magari sì, riprendere mano dopo un po' di tempo, ricordarsi cosa si è fatto, e a prima vista si spaventa, però sono Sì, il nodo è tre curve. il primo approccio, però una volta che hai cominciato ad usarlo non torni più indietro. È più Perché veloce, è tutto. più snello, ti aiuta tanto. A voglia. Prendi il nodo, tagli il nodo, sposti il nodo, lo agganci da un altro lato. Bello, vuoi cambiare, lo copi, lo sposti, colleghi l'altro nodo. Lo organizzi, tra l'altro, lo puoi organizzare, quindi puoi fare un sacco di roba. Bene, bene, quindi diciamo che Blender promosso, bocciato, gioie e dolori. Al momento è promosso, da studiare, perché sono io l'inesperto, vedo gente che ci fa tutto, ci lavora, No, ma hanno fatto film, quindi queste chiacchierate che noi facciamo con voi, voi utenti, no, con noi, diciamo, con voi è troppo, sembra quasi mettere un distacco. Queste chiacchierate che ci facciamo con noi sono belle perché noi poi piano piano con il tempo magari ti ricontatteremo per vedere anche in futuro cosa è cambiato. Magari mi dice Alessandro, guarda, Blender l'ho proprio abbandonato, allora è stato bello, ma magari invece Solo per Francesco, scusa, questo comunque è risultato prima prima e e dopo. dopo post-produzione. Tutto dentro Blender. Bene. Tutto dentro Blender. Questo l'hai fatto col Sì. compositor, quindi hai saturato i colori semplicemente. Sì, ho Sì. contrastato, saturato un po', ho fatto risaltare un po' di più il verde e mi sembra di aver dato un po' di glow. Quanto tempo ci Ecco. hai messo per far Da tutto? zero? Più o meno. Oh, una settimana forse, tempo perso. Non standoci tutto il giorno, Beh, qualche ora al certo. giorno. Sì, forse una settimana, non ci ho messo moltissimo. E ho sperimentato anche LuxCore per questa scena, perché mi avevano consigliato di usarlo per le caustiche, che reggeva meglio. Però non mi ha fatto impazzire. Perché ogni cambiamento che facevo il render laggava, ripartiva da capo, mentre Cycles ha trovato molto più fluido, i nodi molto più completi. Resa e qualità, sì, differenza c'è, perché nei vetri qua fa un po' più fatica rispetto che a LuxCore. Però ho preferito manualità rispetto alla resa in questo caso. Ho Ma trovato molto più semplice l'approccio a Cycles che a LuxCore, se devo dire. per fare il vetro cosa hai usato? Per fare il vetro, te lo dico subito. Sì, se apri il nodo del vetro lo vediamo assieme. Chiudiamo qua.
Allora, dovrebbe essere semplicissimo, un vetro normale con un Quindi forse con la texture collector. Sì, questa qua dovrebbe essere una mappa di riflessione, graffi o comunque fingerprint. Adesso non mi ricordo. Vediamo che cos'era. Mask. No, è soltanto una dirt mask. Giusto per dare un po' più di difetti. Ho aggiustato un po' i contrasti con la color map. Gli ho messo un volume absorption nel volume per dargli un po' quella rifrazione verde delle bottiglie. E solo un po' di bump per farlo un po' più rugoso. Sì. Se riesco a farlo vedere. Ecco, qui ci metto un po' di più rispetto al divano. Ma perché ho dentro fumo, ghiaccio con volume, miliardi di gocce. Non so quanto si vede allo streaming, però. Mi ha fatto venire sete. Sì, si vede, si vede. Però è per dargli proprio giusto quel leggero tocco verde di una bottiglia di una Coca-Cola, in pratica. Che magari se riesco a togliere il liquido. Nel frattempo saluto Riccardo Giovanetti. Ciao Riccardo, grazie Ciao Riccardo. per esserti aggiunto. E tra l'altro Riccardo invece ha fatto con Cycle, ha fatto proprio la bottiglia originale Coca-Cola, c'era sul suo, ancora me la ricordo, sul suo profilo su blender.it. Andrò a vederla. Però ecco, vedi quel riflessino qua verde è creato dal volume nel vetro. Sì. Più leggero bump. Che Sì, che distorce fa in pratica, non fa l'umidità. quell'effetto liscio liscio del vetro, che a memoria era così da fare, una texture così. Cos'è una noise, se non erro. Sì, un semplice noise texture, mentre la roughness, te lo dico. Roughness è questa. Stai lavorando su qualcosa di nuovo in questi giorni, in queste No, settimane? avevo iniziato, volevo studiare il FUR, che con la 3.3 l'avevano appena sistemato con un nuovo metodo, Sì. però tra lavoro e bambina tempo è stato poco, volevo in pratica rifare i Totoro e rifarli in Blender con i nuovi materiali di Blender, con i nuovi fili di Blender, ma mi ci vorrà un po' di tempo. E noi siamo qua, quando vorrei farceli Sì. vedere, non ti preoccupare, Ah sì, ormai Blender ce l'ho, quello non scappa. Ci ci siamo. siamo, sì. No, però sti tempi con Cycles sono ottimi, con altri motori di render sono ore Tu hai detto che lavori con gli studi di architettura. e ore. Sì. Hai mai parlato con loro di Blender? No, ma Raccolgono niente o. perché concedimi i termini, è tempo perso, perché a loro non gli interessa con cosa lo faccio. Ah, E ok, non è che se gli perfetto. dico lo Vabbè. faccio con Blender, allora, ah sì, eccoti, no, No, a loro. al contrario, fino a qualche anno fa, quando tu dici parla di Blender anche in questi studi, era, diciamo, sempre un parlar male. Adesso tu mi confermi, come mi hanno già detto anche altre persone, che a loro non interessa più come lo fai, l'importante è che lo fai, raggiungi la richiesta, lo scopo. Sì, ma per quelli con cui lavoro io, perché a me non chiedono i file. Se magari dovessi approcciarmi con uno studio che poi alla fine c'è un interscambio di file per qualsiasi ragione, o a me serve o a loro serve, allora lì magari sì, potrebbe Adeguare. essere un problema. E in realtà è anche uno dei motivi per i quali sono ancora su Max. La facilità di reperire librerie per Max, modelli per Max. Plugin, siccome io faccio Archiviz Retail, V-Ray è più ottimizzato, V-Ray o Corona ormai sono loro, sono più ottimizzati per un Archiviz, la GI funziona prima,
E su Cycles, infatti, avevo fatto una piccola scena per testare una scena di Archivist per capire come si comportava la GI, come settare le luci. Ce lo vuoi far vedere, sì. Sì, volentieri. Qual era questa? Qui in realtà ero partito dai tutorial di Della Tommasa, Sì, ah, perché un caro amico. pur sapendo come si modella una casa o un muro, il problema principale che ho avuto in una scena di Archivist, adesso scusate che ho tre monitor e tre finestre con Blender, devo resettare un attimo tutto. Pur sapendo come costruire una scena, i problemi principali sono stati come snappare gli oggetti, che sono un po' diversi dagli altri software. Infatti, sono stati una cosa mistica per un paio di mesi, poi più o meno l'ho capiti. E cos'era l'altro? Randomizzare i materiali. Perché anche lì ho fatto il divano, mi è uscito decentemente. Randomizzarlo un po' su elementi diversi è stato un po' più difficile. Quindi lì mi sono fatto una subscription sul sito di Blender Studio, se lo conoscete, Come no, certo. e mi sono fatto il loro corso sui materiali procedurali. Hanno spiegato un po' in dettaglio, anche troppo, come crearsi un materiale procedurale. Lì sono riuscito a gestirmi il pavimento discretamente alla fine. Vediamo se parte. Pepito ci sta chiedendo se avete provato la versione di Blender con Octane. Io no, personalmente, Francesco neanche, ma forse tu, Lorenzo, l'hai provato. Non ho un buon rapporto con Octane perché l'ho usato per anni su cinema e non voglio screditare nessuno, ma la mia esperienza è stata terribile. Erano più i crash che le volte che funzionava. E quindi non ho proprio intenzione io di provarlo su Blender, ma anche perché comunque con Redshift mi sto trovando benissimo. Quindi non ho motivo ad oggi. So Cioè, questa cosa è particolare, anche. Scusa. cioè, questa cosa è particolare perché tu comunque hai un hardware adeguato, quindi Sì. Io l'ho presa male con quelli di Otoi. Perché ogni volta che chiedevo supporto, la colpa era dei miei driver. Però tutti gli altri software funzionavano. E allora mi sono stufato e l'ho tolto. Però ho anche altri colleghi che lo usano Octane, tuttora non crasha mai, funziona perfetto. Sono stato sfortunato io, va bene, Sì, è però non colpa voglio dei usarlo. tuoi driver. Sì, e quindi io sono permaloso e non voglio usare Octane su Blender. No, però ripeto, ad oggi, con la velocità e la qualità che riesco a ottenere per ora, non ho necessità di provare Octane. Questa è l'immagine che tu hai realizzato con Blender. E Sì. tra l'immagine che abbiamo utilizzato per la tua copertina. Sì, immagine semplice, non volevo spenderci anni nella composizione. E ci ho buttato dentro proprio la poltrona che avevo già fatto in Max, il materiale che avevo fatto prima nel divano. Due o tre oggettini da libreria, ho settato un attimo le luci per capire come si comportavano. Qui non mi ricordo se avevo già preso il plugin di Photographer o no, mi sembra di no, quindi avevo settato un po' tutto a occhio, però avevo già provato il plugin di Scatter per la finestra dietro. Se posso dire una cosa, faccio ancora un po' fatica con i vetri, perché non mi dà quella diciamo nitidezza che ti dà un vetro fatto in V-Ray o anche in Octane in sto caso, ma ho dovuto fare tanti fake, cercare tanto online, fare il ray switch, se qua è chiamato così. Aspetta, ti voglio far vedere un vetro che ho realizzato io, che sono due materiali, aspetta, Vetro vediamo. architettonico intendo, Sì. vetro finestra. Sì, vetro finestra. Allora, progetti, modelli, nel frattempo che cerco.
Ecco. Allora. Ok, ovviamente Conan. Io avevo realizzato questo vetro, molto semplice, sono giusto due materiali. Allora, ce Interrompo condivisione. lo faccio io. Perfetto. Allora, disattiva. Visione schermo. Ok. Allora, avevo fatto questo modello. Avevo utilizzato questo materiale. Aspetta, vediamo un attimino. Perché a me con lo streaming invece il problema lo dà. Io però ho la gigabit qua fuori casa, quindi mi va bene anche quello. Allora, vediamo un attimino. Io intanto tiro fuori il mio. Cosa si muove? Vediamo se si ripiglia. Non credo che sia più che altro l'HRDA che lo sta. Ma li chiamano il light path. Allora, Sì, vediamo qua. io ho fatto un mix, due mix, un transparent BSDF, un glass. Esatto, questo qua, glass. Io ho messo due glass e uno ho messo un po' di rogueness. In un Sì. E poi mixati con il light path. Nel shadow ray, diffuse ray e glossy ray. Questo perché ho copiato spudoratamente dal web. Non ho capito bene tutti e tre i layer, però penso di averli visti tra l'altro nel video di Blender Guru, in una delle sue scene. Io magari solo con questi due materiali riesco ad avere un effetto migliore, assai migliore rispetto al semplice glossy, al semplice glass utilizzato per fare il vetro. Poi è chiaro, uno ci può mettere quello che vuole per migliorarlo. E poi Sono fatto solo che piani, però quelli non hanno spessore, vero? lo spessore lo ottieni tramite. Ah no, sono solo piani, sì. Piani, ok, sì. Sì, sono solo piani. Non c'è. Perché a me in certe angolazioni sembra quasi che sia uno specchio e non mi piaceva. Quindi ci ho messo un po' a sistemarlo. Sì, bisogna lavorarci un poco. Siamo davvero gli sgoccioli, Lorenzo. Adesso dobbiamo dare giusto due informazioni per il continuo della serata e poi Certo, ci sono certo. delle informazioni per la settimana prossima. Va bene? Ecco, a proposito delle informazioni sulla settimana prossima, non ti avevo detto una cosa io e quindi Surprise! No, vabbè, lo dico in diretta, cioè, questa cosa qui farà. Io venerdì prossimo non ci sono, non posso essere Non in ci sei, diretta. io sono ad Amsterdam, che vuoi da Ah, è vero, me? ecco, loro a posto. La prossima No, non c'è. scusa, no, non ti avevo detto appunto la Niente sorpresa, che live. ci vedevamo lì. Mi vuole fare il sorpresone. Va Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, ciao, che gestiamo, dai. adesso insomma che finiamo con Lorenzo, non andate a letto, andiamo tutti sul canale di Francesco per aspettando la mezzanotte, va bene? Quindi mi raccomando, la settimana prossima non ci sarà, quindi non ci sarà aspettando la mezzanotte, grazie Francesco, e non ci sarà chiaramente il Blender Retail Live in quanto ci trasferiamo ad Amsterdam per la Beacon 2022, va bene? Quindi seguiremo tutti quanti insieme. Tutte quelle che è l'organizzazione della Beacon ad Amsterdam, quindi la prima Beacon dopo la pandemia che fa la Blender Institute Foundation Studio, tutti quanti.
ci sarà Ton, ci sarò io, ci saranno tutti gli amici che ci raggiungeranno. Tra l'altro vi ricordo che con la Blender Conference di Amsterdam, all'interno della Blender Conference c'è anche il Blender Italia Meeting, Community Meeting, va bene? Quindi ci Alessandro, saranno, ma dimmi. la conference che fanno ad Amsterdam è ingresso libero, chiunque può andarci o solo su invito? No, in realtà è già full, No, vabbè, sono quelli che... quest'anno, ok, magari nei futuri anni. No, è a pagamento, chiaramente c'è da pagare una quota per i giorni di entrata, puoi pagare uno, due, tre giorni, dipende da quello che vuoi vedere. Ma Io chiunque può consiglio... andare. Come? Chiunque però può andare, non è solo su invito. No, Okay. assolutamente, è aperto a tutti, altro che a simpatizzanti di Blender, conoscitori, chi vuole conoscere, professionisti, non professionisti, artisti, vengono da tutto il mondo, è veramente un momento importantissimo per la community di Blender a livello internazionale. Tra l'altro questa è la prima dopo la pandemia, quindi insomma, sarà bello rivederci tutti quanti lì. Dicevo, riguardo la Blender Italia Community Meeting, ci saranno amici italiani che parleranno, ci hanno concesso 50 minuti e li sfrutteremo parlando chiaramente in italiano, in lingua italiana, di alcune cose. Ci sarà con me Enrico Grotto, ci saranno un sacco di amici. Va bene, quindi non mancate questo appuntamento, vabbè che nei social di Blender Italia vi stresseremo abbastanza, va bene? Lorenzo, grazie di cuore per essere intervenuto. Grazie a voi, scusate i monologhi e lamentele. No, figurati, non ti preoccupare. Francesco, grazie anche a te e ci Bene. vediamo sul tuo canale subito dopo. Chiaramente, Lorenzo, se tu vuoi rimanere con noi, no, Francesco, mi permetto di invitarlo. Assolutamente, certo. Ci mancherebbe. Rimani con noi Finché. quando chiudiamo la diretta. Se rimani un attimo, Va bene, se la ci salutiamo pupa anche. regge, volentieri. Ok. Per il resto ringrazio tutti quanti di cuore per aver partecipato. Nocciolo duro, nuovi di passaggio, nuovi amici. Walter, che è arrivato in ritardo, ti tireremo le orecchie. Walter, Ah, Walter, stasera. va bene. Ok, un grosso saluto. Ciao a tutti. Marisan sul nostro sito. Ok, questo me lo segno. Sì, Luca Marisan. Luca Marisan.